Il connubio continua. Contrader e Pescara ancora a braccetto per un progetto finalizzato al monitoraggio delle prestazioni dei giovani atleti. Si chiama SkillDo, potenziato con l'app SkillDo Scouting e l'integrazione dell'applicazione BChamp. L'obiettivo è sfruttare la tecnologia per migliorare il mondo dello sport, in particolare del calcio giovanile. Roberto Manzolillo, amministratore delegato del gruppo Contrader, e il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Diciamo che è un po' il nostro mantra, no? Il passaggio che abbiamo fatto dalla prima versione del nostro SkillDo a SkillDo Scouting è stato possibile proprio grazie all'introduzione dell'intelligenza artificiale nella nostra piattaforma, che ci permette di, come abbiamo fatto vedere, di accorciare ulteriormente le distanze tra club e atleti, ragazzi che si divertono, che vogliono migliorare in giro per il mondo. Quindi il connubio anche con Pescara, che è una grande, diciamo, squadra da un punto di vista della favorire l'Academy, favorire i giovani, favorire i talenti, ci rende ancora più orgogliosi di questo progetto. Ecco, tutto questo entrando proprio nello specifico attraverso una cavigliera dotata di sensori. Io ho cercato di sintetizzare al massimo. Corretto, è stato bravissimo. La nostra cavigliera è un dispositivo come ormai una sensoristica wearable, quindi indossabile, quindi più possibile comoda da tenere alla caviglia dell'atleta, quindi quasi non se ne accorge, e permette di raccogliere con tutta una serie di sensoristiche, di accelerometri, giroscopi, piuttosto che sensoristica anche più avanzata, raccogliere tutta una serie di parametri. Tutti questi parametri che sono segnali elettrici, impulsi elettrici e quant'altro, poi vengono tradotti in un significato grazie agli algoritmi sviluppati dai nostri team in collaborazione anche con la direzione tecnica del Pescara Calcio, che ci ha messo la competenza specifica di questo dominio per capire se un ragazzo, come abbiamo visto, tira forte, tira piano, è abile a dribbling a destra piuttosto che a sinistra e via discorrendo. Noi abbiamo iniziato 3 anni fa, abbiamo investito anche parecchio 3 anni fa e adesso investiamo ulteriormente, però investiamo in un progetto adesso quasi ultimato, un percorso quasi ultimato che ci porterà poi a avere anche dei ritorni economici, perché è evidente che questo tipo di prodotto poi lo metteremo sul mercato. Noi abbiamo 1000 ragazzi in scuola calcio, abbiamo 16 o 18 squadre affiliate nel mondo, la nostra Academy, con veramente tanta gente che ci segue, che tante scuole calcio nel mondo che seguono il Pescara e che hanno deciso di sposare la filosofia del Pescara. Con questo tipo di attrezzature noi possiamo monitorare da casa nostra anche tutti quei ragazzi che sono nell'orbita Pescara. Stretta attualità, squalifica Curva Nord, presenterete il ricorso? L'avvocato Tortorella, con la quale stamattina ho fatto un incontro, questa mattina era molto molto... non era sicuramente ottimista. Dalla documentazione che ci è arrivata è molto chiara, cioè hanno tutto, hanno addirittura l'elenco delle persone che erano in curva, hanno purtroppo il problema della recidiva, perché se si continuano a sparare o a buttare sul campo i fumogeni, questo è un problema che speriamo che finisca qui, perché sennò ci porterà altri problemi, e credo che ci siano poche possibilità di presentare il ricorso, purtroppo. Ci toccherà giocare una partita senza i nostri tifosi. Ultimissima, parlando di campo, Pescara Cesena, che valenza dare a questa partita? È una partita importante sicuramente, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. È chiaro che se fai risultato con il Cesena puoi dire la tua, se non lo fai devi fare un campionato diverso. È vero che il campionato è ancora lungo, però è anche vero che insomma se non sei nella condizione di fare il risultato col Cesena, comunque di uscire bene dalla partita col Cesena, farai più fatica. Servirà una partita intelligente soprattutto? Servirà la partita giusta per dimostrare che il Pescara non è quello che abbiamo visto nelle ultime 4-5 partite, ma è quello che abbiamo visto prima.